Ciao a tutti ragazzi, stasera faremo contenti i bambini, però attenzione, perché questa ricetta è abbastanza pesante, quindi facciamola, divertiamoci, però non esageriamo. Andiamo a vedere come prepararla. Innanzitutto, siccome vado un po' di fretta, ho messo già a riscaldare l'olio e ci siamo quasi, posso mettere già le patatine. Nel frattempo le patatine cuociono, comincio ad affettare una cipolla. Adesso mi divido a metà i wurstel e vado a mettere tutto in questa padella dove ho già messo dell'olio a riscaldare. Aggiungo un po' di pepe. Un pizzico di sale solo sulle cipolle. Mi sposto da quest'altra parte nel frattempo, dove ho già preparato 5 uova. Me le vado a sbattere. Aggiungo sale, pepe. Parmigiano. Batto energicamente le uova. Quando la padella sarà calda, con un filo d'olio che ho messo, andiamo a metterci le uova. Mi vado a togliere le patatine che sono cotte. Procediamo. Prosciutto cotto, poi delle fette di formaggio. Prendo le cipolle per insaporire ancora di più un po' di olietto anche delle cipolle. Vado a sistemare i wurstel e adesso le patatine. Maionese. Volendo anche il ketchup. Cospargo per bene anche il resto e adesso con l'aiuto delle mani devo andare a comporre questo rotolo gigante senza farlo possibilmente rompere. Sarà un'impresa perché è molto molto difficile. Raga, io ci sono riuscito, se potete farvi aiutare è meglio, comunque io ci provo, mi sposto, eccoci qua. Raga, allora io già mi sto leccando i baffi. Ho maionese. Andateci piano e buon appetito. Ciao a tutti. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.